Invece, negli ambienti scolastici il numero dei contagi, oggi l'allarme arriva da Marugio, ma anche dal focolaio in carcere. Intanto allertano dalla ASL, avanti tutta con le terze dosi. Il valore delle diversità al centro dell'International Union Meeting. Da oggi 8 paesi si confrontano a Taranto con gli studenti. Tanti tassisti che anche a Taranto oggi aderiscono allo sciopero nazionale. C'è poco lavoro e presto la concorrenza potrebbe crescere mettendoli in ginocchio. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Il telegiornale di Taranto si apre con i temi legati al Covid, in particolare la vaccinazione, quella che riguarda la terza dose, si va avanti. Così il messaggio è questo, quello lanciato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Conversano della ASL ai nostri microfoni. Un modo, l'unico modo viene spiegato per fronteggiare al meglio questa pandemia. Il servizio è di Leo Spalluto. Avanti con forza con le terze dosi è il messaggio lanciato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto, Michele Conversano, dopo le aperture delle vaccinazioni anti-Covid degli over 40 a 5 mesi dall'ultima dose inoculata anche in Puglia. L'unica ricetta per proteggersi dal contagio da coronavirus è trascorrere un Natale tranquillo. Nei prossimi giorni inizierà una campagna massiva di terze dosi per gli operatori scolastici presso l'hub di Porte dello Ionio. Ci stiamo organizzando, già in queste ore abbiamo aperto gli hub a tutti gli over 40 a prescindere dalle categorie e vaccinando a distanza di 5 mesi dall'ultima dose, dalla seconda dose o dalla dose unica se si è trattato di soggetti già positivi o che hanno usato il vaccino Janssen. È importante fare questa vaccinazione, è importante perché il vaccino ha dimostrato di avere ancora quella fortissima efficacia, intorno al 90-95%, per proteggerci dalla malattia grave, dai ricoveri e dalle terapie intensive, ma ha perso un po' la capacità di proteggerci dal contagio, per cui anche i vaccinati, anche se in misura minore, possono essere contagiati e a loro volta contagiare. Questa terza dose invece rinforza anche questa capacità, per cui dovremmo cercare di bloccare questo aumento dei contagi che purtroppo anche nella nostra città sta avvenendo. Su Taranto ci sono focolai preoccupanti o la situazione è sotto controllo? Ci sono focolai soprattutto nelle scuole, come è evidente che dovesse essere, perché abbiamo bambini fino a 12 anni non vaccinati. Non abbiamo, per fortuna, da quello che ci dicono i colleghi ospedalieri, problemi negli ospedali e quindi questo ci permette di stare abbastanza tranquilli. Più avanti vedremo nel dettaglio le aperture, gli hub vaccinali a Taranto, ma intanto facciamo il punto proprio sui contagi, perché cresce la preoccupazione negli ambienti scolastici. Come ricorderete, nei giorni scorsi c'è stata la chiusura precauzionale di una scuola della provincia e sempre dalla provincia oggi arriva l'allarme, in particolare da Marugio, dove il sindaco Longo emette una ordinanza con cui attribuisce agli insegnanti le funzioni quotidiane a scopo di prevenzione. Ascoltiamone di più. Laura Milano. Sono sempre più frequenti ormai i casi di positività al Covid-19 tra i più piccoli e l'allarme arriva proprio dalle scuole. Docenti e sindaci sempre più impegnati a fronteggiare la nuova emergenza, quella dei contagi tra i bambini. Questa volta l'invito all'osservanza scrupolosa delle regole arriva dal comune di Marugio, dove il sindaco Alfredo Longo, medico per professione, ha emesso una ordinanza che impone agli insegnanti l'obbligo di effettuare quei controlli che i genitori purtroppo, lamenta il sindaco, eseguono in modo troppo superficiale. Nonostante le ordinanze o i decreti emanati dal governo e dai ministeri della salute che impongono ai genitori di dover controllare la temperatura corporea ai propri figli prima di mandarli a scuola, di verificare se non abbiano sintomi Covid correlati, tosse, raffreddore, cola naso. Sintomi troppo spesso sottovalutati, dice il sindaco, e che invece sono potenzialmente correlati al Covid, come purtroppo poi è accaduto. L'ordinanza scaturisce da questo. Ho ordinato alla scuola, al personale docente e non docente degli istituti scolastici di Marugio, di effettuare i controlli al posto dei genitori e quindi, nel caso si dovessero accorgere di bambini con sintomi Covid correlati, di metterli in isolamento e chiamare immediatamente i genitori in modo che non frequentino più la scuola per un periodo necessario al passaggio dei sintomi o all'effettuazione del tampone. Sulla sua pagina Facebook il sindaco esorta a non organizzare feste, non è il momento, scrive. Ho
chiesto, ho pregato i genitori di evitare, seppur sia una grossa limitazione per i propri figli, di continuare a fare feste e festini di compleanni al chiuso con i bambini che, tra parentesi, sono gli unici non vaccinati. Ma non è tutto, perché sale a 44 il numero dei contagi tra i detenuti nel carcere di Taranto, e quanto emerge dal report del Dipartimento Nazionale dell'Amministrazione Penitenziaria, sono tutti asintomatici. Nelle carceri di Bari e Foggia invece c'è un detenuto positivo in ciascuna struttura e altri due risultano contagiati nel penitenziario di Lecce. A Foggia e Lecce ci sono anche due agenti di polizia penitenziaria positivi, uno in ciascun penitenziario, questo per avere un quadro generale più chiaro. Andiamo avanti adesso. La differenza, e in particolare il valore delle differenze, al centro di un appuntamento che a Taranto ha preso il via oggi e mette in relazione e a confronto, pensate, 8 nazioni e soprattutto gli studenti. Guardate. Come si costruiscono modelli di condivisione sociale ed economica basati sul rispetto dei diritti umani e civili è una delle tante domande a cui si tenterà di dare risposta. A Taranto si apre la 2 giorni di confronti, workshop, con 12 relatori provenienti da 8 paesi con e per i giovani, sul senso della parola e del valore delle diversità e sulla necessità di costruire una società più equa e quindi più evoluta. Nel capoluogo ionico arriva l'International Ionian Meeting, evento organizzato dall'Associazione Stella Marina e dal CIOFS FP Puglia, coinvolti Camerun, Spagna, Grecia, India, Iran, Macedonia, Croazia e Italia. Sono persone che hanno un grande vissuto. La base di questo evento è la Living Library, essere veramente biblioteche di vita. È questo che vogliamo offrire ai nostri ragazzi, che hanno accettato questa possibilità in maniera eccezionale, e abbiamo coinvolto tante scuole, il Polo Universitario Ionico, il Liceo Mediterraneo, l'Istituto Mediterraneo dell'Alberghiero, il Liceo Ferraris, il Liceo Calò e l'Istituto Pacinotti. Veramente abbiamo avuto una risposta eccezionale. Un arresto rocambolesco, quello effettuato nelle ultime ore dai carabinieri a Taranto. Il tutto ha preso il via dal quartiere Salinella, dove i carabinieri hanno notato un'autovettura con 2 persone a bordo che si aggirava, a quanto pare in maniera sospetta, nell'area degli agglomerati popolari. Gli è stato intimato l'alt, ma l'autista ha accelerato per cercare di eludere il controllo. A quanto pare ne è scaturito un lungo inseguimento, pensate, per le vie della città. 20 minuti dopo l'auto si è fermata nei pressi di via Giusti, lì il conducente ha cercato di scappare a piedi ma è stato fermato dai militari. Si tratta di un 36enne pregiudicato tarantino e senza patente, che era stato sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. È stato bloccato e perquisito insieme all'auto, dove hanno trovato i carabinieri 2 coltelli, una roncola e una dose di hashish. È stato arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari. Andiamo avanti. Oggi in tutta Italia avrete visto le immagini che provengono da Roma, si sta svolgendo una grossa protesta, è quella dei tassisti, che notano una serie di difficoltà e di problemi, ma soprattutto le fanno notare a chi può decidere in tal senso. In particolare c'è un articolo del DDL concorrenza che si chiede venga stracciato. Noi siamo stati questa mattina nei pressi della stazione, lì dove la protesta è ancora in corso, terminerà questa sera. Ascoltate che cosa ci hanno detto. Questa è una scena che si ripete in Piazza della Libertà a Taranto, davanti alla stazione ferroviaria. Un grande sciopero, i taxi oggi sono fermi, in città non se ne vedono perché ci sono dei problemi nazionali da risolvere, e si pensa all'articolo 8 del DDL concorrenza, che voi chiedete venga stracciato, ma soprattutto delle questioni ferme che vi aiuterebbero. Insomma, il discorso tutto sommato è questo: voi ci siete, ma la concorrenza rischia di annullarvi perché purtroppo la clientela è poca. Certo, l'articolo 8 vuole rimuovere alle regioni e ai comuni le competenze del nostro settore. Il governo vuole far entrare le multinazionali in Italia, quindi sarebbe una concorrenza spietata, il nostro settore non esisterebbe più. Gli affari come vanno a Taranto? Malissimo. Dopo il Covid non ci siamo più ripresi e non abbiamo avuto aiuti da parte dello Stato. Ancora siamo in una crisi di pandemia, il governo già sta pensando al futuro di far entrare multinazionale, di aumentare di licenze, aumentare lavoro, ma il lavoro non c'è. Se non facciamo girare la gente, l'economia, cosa fai a pensare già
un progetto in futuro, cioè è inutile. E insomma, legittime preoccupazioni, staremo a vedere se ci saranno delle novità sul fronte nazionale, ma anche a Taranto naturalmente saremo pronti ad aggiornarvi. C'è una bella notizia dell'ultima ora, perché dopo diverse ore di difficoltà nei pressi di Avetrana, stiamo meglio circoscrivendo la zona proprio in questi minuti, è stato salvato un cane dai vigili del fuoco. Ecco, la nostra redazione al lavoro per fornirci anche delle immagini, vi riproporremo questa notizia a breve e soprattutto poi la potrete leggere su antennasud.com, ma intanto un'altra notizia che arriva da Palazzo di Città a Taranto, dove questa mattina il gruppo comunale della Protezione Civile è stato accolto dal sindaco Melucci. Il primo cittadino ha consegnato ad ogni volontario il tesserino di riconoscimento che certifica l'appartenenza al gruppo, che si è distinto in numerose occasioni sia come supporto alla macchina amministrativa durante il periodo dell'emergenza sanitaria, sia a garanzia della sicurezza pubblica in numerose manifestazioni. A riceverlo sono stati anche il coordinatore del gruppo, Alessandro Basta, il comandante della Polizia Locale, Michele Matichecchia, l'assessore al ramo, Cosimo Ciraci, e il consigliere comunale, Adriano Tribbia. E adesso entriamo nelle scuole per una serie di iniziative. Partiamo dalla Martellotta di Taranto. Si parla di donna e si parla evidentemente di fermare ogni tipo di violenza. Leo Spalluto. Una giornata dedicata ai diritti delle donne come responsabilità di tutti per mettere la persona al centro è il titolo del convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tanti i temi trattati nel corso del convegno, moderato dal dirigente scolastico Giovanni Tartaglia, nel segno dell'educazione alla non violenza e al rispetto dei diritti delle donne, un messaggio rivolto a tutti gli alunni della scuola media e ovviamente non solo a loro. Abbiamo fortemente voluto noi della Martellotta questo convegno che anticipa la giornata internazionale della violenza contro la donna. L'informazione, soprattutto il dialogo, possa dare la possibilità alle giovani donne di parlare. Il dialogo contrasta decisamente la violenza. È importante per noi, per Zonta, alzare il velo del silenzio e dell'ipocrisia che tante volte c'è sulle violenze domestiche, violenze silenti che non arrivano a episodi efferati, ma che sono segno che qualcosa non va. Noi abbiamo attivato una serie di iniziative nelle scuole, partiamo qui alla Martellotta. C'è da fare un grandissimo lavoro di natura culturale, c'è da fare un intervento sui ragazzi. Pensiamo che tutti coloro i quali commettono reati efferati come quello di agire con violenza sulle donne sono stati bambini, e che probabilmente quando in età assolutamente infantile si cominciano a sviluppare sensazioni che devono essere associate a valori, a valori profondi, bisogna guidare i ragazzi verso la direzione giusta. Nello sport abbiamo riequilibrato in un certo qual modo i rapporti tra l'essere uomo e l'essere donna. Le attività motorie e l'educazione sportiva rappresentano proprio un elemento per ridurre il pregiudizio. E ci sono delle novità ancora purtroppo non positive dall'ex Ilva di Taranto. Le docce dello stabilimento siderurgico sono per la gran parte fuori uso. Per accedere a quelle che ancora funzionano, e sono poche, si creano lunghe code. Capita spesso inoltre che si blocchi la caldaia nel bel mezzo della doccia, indispensabile per rimuovere eventuali tracce di polveri nocive. A questo si aggiungerebbe il problema dell'igiene, che in ambienti come questi lascerebbe a desiderare, dal momento che il gestore ha ridotto al minimo il ricorso alle ditte esterne che si occupano delle pulizie, lo denuncia il coordinamento esecutivo dell'Unione Sindacale di Base di Taranto. Torniamo a scuola adesso, una bella soddisfazione, pensate, per 69 piccoli studenti della scuola Leonida che hanno conseguito una certificazione di alto livello che riguarda le lingue. Tre, 69 attestati Cambridge sono stati consegnati ad altrettanti studenti dell'Istituto Comprensivo Renato Moro di Taranto, Staters 13 alunni di prima media, Movers 26 tra seconda e terza, e infine gli attestati Flyers 30 alunni di seconda media.
Si tratta di diplomi riconosciuti da gran parte dei paesi del mondo, riportati nel portfolio linguistico elaborato dal Consiglio d'Europa. Hanno ottenuto delle certificazioni di alto livello con dei punteggi molto alti, che soprattutto certificano le loro competenze linguistiche nelle quattro abilità: reading, writing, listening and speaking. Abbiamo i nuovi prossimi corsi che sono già partiti, tutti grazie anche ai fondi della comunità europea, ma questo dimostra come l'interesse è particolarmente sentito non soltanto dai ragazzi e dai genitori, ma anche dai docenti. E adesso altre notizie da Taranto in breve. Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto, l'onorevole Gianfranco Chiarelli, ha incontrato il questore di Taranto Massimo Gambino nella cittadella delle imprese. Nel corso della visita istituzionale si è discusso dello stato del sistema economico locale, con specifico riferimento alle principali criticità, nonché alla possibilità di collaborazione volte a limitare e rimuovere ogni ostacolo ad una crescita sana del tessuto produttivo e commerciale provinciale. Un incontro cordiale ed utile a rinsaldare la cooperazione già in atto tra le due istituzioni, ha commentato l'onorevole Chiarelli. Nel lab vaccinale dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto dal 3 giugno scorso sono state somministrate oltre 90.000 dosi di vaccini anti-Covid, di cui circa 7.000 stranieri. A seguito della riprogrammazione degli hub vaccinali decisa dall'azienda sanitaria locale di Taranto, il centro dell'Arsenale di Taranto è stato potenziato, incrementando le sue linee vaccinali e garantendo la somministrazione della terza dose ad oltre 7.000 cittadini. Lo rende noto il Comando Marittimo Sud, precisando che il grande centro vaccinale dell'Arsenale, in coordinamento con l'ASL, la Polizia Locale e la Protezione Civile, al fine di accelerare il processo di immunizzazione della popolazione civile locale, sarà aperto 7 giorni su 7. L'accesso avviene tramite prenotazione. Venerdì 26 novembre, a partire dalle 18.30, i cantieri teatrali Corea ospitano Sulla strada di Alessandro, una giornata speciale per ricordare Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino impegnato nella difesa dei diritti dei migranti e nelle battaglie a favore degli ultimi della terra. A 4 anni dalla sua scomparsa, Corea rende dunque omaggio all'intellettuale, all'uomo e soprattutto all'amico con cui ha condiviso progetti, idee e battaglie. Un finanziamento per arredo urbano da 120.000 euro per il piazzale antistante la scuola elementare Giovanni Pascoli a Monteiasi. È stata messa in sicurezza l'area con l'eliminazione dei pini che negli anni hanno dissestato la sede stradale e il marciapiede, ma soprattutto hanno creato problemi ai soggetti allergici, dichiara Cosimo Ciura, sindaco di Monteiasi. Inoltre gli stessi erano causa di diffusione della processionaria, dice. Il piazzale sarà dunque rimesso a nuovo con un'altra soluzione progettuale, saranno piantumati nuovi alberi. Come sempre prosegue la programmazione da ottimi risultati, soprattutto in una squadra forte e collaborativa. Parte questa sera con due nomi d'eccezione, il violinista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino, la stagione dei 100 anni degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. Appuntamento a partire dalle 21 al Teatro Fusco. L'attesa è grande, il momento dell'inaugurazione della stagione dei 100 anni degli Amici della Musica Arcangelo Speranza è arrivato. Protagonisti del primo appuntamento in programma, mercoledì 24 novembre alle ore 21 nel Teatro Comunale Fusco di Taranto, sono il violinista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino, due giganti del concertismo di scena. L'appuntamento segna il ritorno del grande virtuoso dell'archetto a Taranto 11 anni dopo l'ultimo recital tenuto per il longevo sodalizio ionico. I due proporranno un programma di grande fascino che verrà introdotto dalla sonata K454 di Mozart. Abbiamo ascoltato i due grandi musicisti, Ughi e Canino, al termine della prova del mattino. Questa sera suoneremo insieme al maestro Bruno Canino, suoneremo un programma di con vari autori. Vitali, un autore italiano del tardo 600, Beethoven, la sonata numero 7, che è una delle più celebri, più drammatiche sonate di Beethoven. Poi nella seconda parte faremo Tchaikovsky e De Faia. È una gran gioia tornare in un teatro che non conoscevo, che è nuovo e che mi sembra molto bello e funzionale.